E no, niente, tocca farci il video. Che ci volete fare? Non è un video incazzato, è solo un video di quello che penso di questo argomento. Quindi ne parliamo un pochettino, perché finalmente, dopo lunga attesa, Panini finalmente ha espresso sulle sue pagine social, quelle di Planet Manga ovviamente, l'annuncio ufficiale dell'arrivo della versione Eclipse di Berserk Deluxe Sarcazzo. Oh che bello, giusto? Siamo tutti contentissimi, immagino. Quindi ci sono un pochino di cose di cui parlare, ma vediamo esattamente di cosa parliamo, perché questo è l'annuncio. E niente, arriva la Eclipse Limited di Berserk, volume 1. Oddio, io immagino sarà l'unico, non credo che faranno la Limited Eclipse forever and ever di ogni numero, anche perché voi immaginatevi la difficoltà di averle tutte in questa edizione. Certo, è un mutuo, state pagando la piscina al poi, se dovesse davvero essere così, ma a parte questo. E tra l'altro, ciao Domenico, che ci saluti dal primo commento qua sotto. E niente, fondamentalmente lo sapevamo già, prestigiosa edizione, 216 copie, che arriverà appunto il 29 novembre, martedì prossimo, alle 10, e sarà esaurita alle 10.01, presumo. Tra l'altro, nel caso voleste giocare a questa allegra lotteria, non c'è il link sul sito normale, non lo potete trovare cercandola sul sito Panini, ma ci sarà un link apposta che trovate sulla pagina di Planet Manga su Instagram. Quindi andate, salvatevelo, mettetelo nei preferiti e preparatevi a cominciare ad aggiornare come dei matti, cercando di penetrare nel sito. Sarà molto divertente. Ma veniamo alle parti pregne e dense di questa discussione, perché ovviamente ci sono due cose di cui dobbiamo parlare. La prima, evidente già dal post e che mi fa molto molto ridere, è che Planet ovviamente ha deciso che non saranno mica gli scalper a potersi comprare tutte le edizioni e rivenderle poi a prezzi assurdi, tipo, non lo so, 2000 euro l'uno. No, ecco perché ovviamente non è di libera vendita, non ne puoi comprare 10, ne puoi comprare 2. Sì, ne puoi comprare 2. Perché non una? Ora, io non lo so se è una strana campagna di marketing per far sì che la gente se ne lamenti un sacco, se ne parli un sacco, e quindi tutti si lamentino con Panini, che poi da qui al 29 metterà una sola a persona, che è la cosa normale e che con un cervello normale chiunque penserebbe, perché, voglio dire, a chi, se non a uno che vuole rivenderla, serve comprarne 2? A nessuno. Quale interesse ha Planet al fatto che la gente se la rivenda a 700, 800, 900 euro? Immagino nessuna, visto che comunque andrà esaurita. Vabbè, ora, io immagino, e già sotto abbiamo un po' di dimostrazioni della gente che ci ride di questa cosa perché è totalmente fuori di testa, ma vabbè, non è il dramma peggiore. O meglio, lo è, a livello organizzativo non ha proprio nessun senso. Però io immagino che un sacco di persone giustamente si incazzino, perché se già sono solo 216 copie, voi immaginate che chiunque cercherà o abbia comunque i soldi per poterlo fare ne comprerà 2, perché così una la rivende a quanto? Almeno al doppio, così si ripaga la sua e una in più, ma probabilmente ha molto più del doppio, perché andrà a ruba inevitabilmente, come tutti stanno comprandosi la Maximum, cioè non la Maximum, pardon, la Deluxe normale, figuratevi questa qua. E ovviamente è una stronzata, non dovevano farlo, non ha senso. Io spero se ne renderanno conto, spero che tutte le persone che li stanno giustamente avvertendo che non è una politica molto intelligente faranno cambiare idea al marketing Panini, che non è una cosa semplice in realtà, per cui non me lo aspetto, se devo essere sincero. Ma a questo punto, vabbè, a parte il fatto che possiamo dargli un'occhiata alle altre foto della nostra fantastica edizione, come vedete sul retro c'è l'elfetto e il Bijelit, che poi c'è pure davanti il Bijelit, ma fa niente. E vabbè, bellina anche di lato, molto figa, è molto simile in realtà alla versione nera, semplicemente è rossa. E tra l'altro qui abbiamo il paragone, in realtà sembrano diverse, ma perché le hanno posizionate in modo diverso, ma la dimensione è esattamente la stessa. Comunque, devo dire, figo, senza dubbio. Guardate anche i fregi ad alta qualità, le tavole, ovviamente fighe. E c'è scritto quanti numeri di limited, bello. Comunque, a questo punto potremmo dire, vabbè, ok, siamo tutti contenti, è molto bello, ma io vorrei dire quello che ne penso effettivamente di questa storia, perché io speravo non fosse così. Speravo che una versione venduta a 200 euro avesse quantomeno un minimo di senso. E cosa intendo per un minimo di senso? Non è la prima volta che Panini
fa dei fumetti ad altissimo prezzo. Ha già fatto almeno un paio di edizioni ultra limitate, ultra fighe, di fumetti non giapponesi. Ha fatto quella di Daredevil e di recente non mi ricordo più di cosa, sinceramente. Era una roba di Manara, se non ricordo male, non me lo ricordo nello specifico. Potrei anche andarmela a cercare in realtà. E sì, effettivamente è questa qua, l'edizione esclusiva del Caravaggio di Milo Manara, che però, come vedete, è un'edizione estremamente di pregio, su carta di pregio. Non è il fumetto che banalmente trovate prodotto in serie, cosa che assolutamente non si può dire invece di questa nuova edizione di Berserk. L'edizione di Berserk Limited che va Panini a vendere è banalmente la stessa versione, esattamente con le stesse pagine, semplicemente con la copertina diversa. Ora, io ho i miei dubbi che fare 216 esemplari di questa edizione costi a Panini anche solo minimamente così tanto in più. Vediamo normalmente le variant quanto costano di differenza. Un fumetto che viene venduto nell'edizione standard a 6 euro, se è una versione variant generalmente te lo fanno pagare 7, 8, 9 euro, se è una variant particolarmente pregiata e particolare rispetto al normale. Qui parliamo esattamente dello stesso prodotto, cioè un fumetto con copertina in similpelle, con una similpelle diversa, ma sempre similpelle. È evidente che la disparità di 150 euro è tutta e semplicemente sulle spalle del cliente. Perché? Perché Panini è sicura di poterla vendere anche senza che ci sia niente di effettivamente diverso. Questo perché? Perché il pubblico è un po' beota, o meglio, perché il pubblico è convinto ed è contento di regalare i propri soldi anche per non avere niente di diverso in cambio. Ora, io non dico che ci sia niente di sbagliato nel cercare di lucrarci sopra dal punto di vista del cliente. Chi se la comprerà oggi molto probabilmente lo farà cercando di rivenderla a qualche folle disposto a pagarla non 150-200 euro, 150 euro in più, 200 euro in totale, ma qualcuno disposto a pagarne magari 600 per avere questa edizione rarissima del fumetto che tanto ama. E se dal punto di vista del cliente e dell'aftermarket è una cosa comprensibile, dal punto di vista di una casa editrice lo è molto 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 meno. Ora, tu mi puoi fare un'edizione ultra pregiata, magari anche caricata di prezzo, ma che è effettivamente ben diversa da quella standard. Ma se mi fai esattamente la stessa cosa solo con la copertina diversa, 150 euro di differenza non sono, a mio parere, accettabili. È una posizione che io non riesco a condividere. E purtroppo è una cosa che funzionerà. Perché? Perché il pubblico è disposto a spenderli. Purtroppo nella speranza anche di guadagnarci sopra, resumo. Non lo so, io sono un po' delusino. Mi aspettavo quantomeno che fosse davvero un'edizione... Non me l'aspettavo in realtà. Avrei voluto che fosse stata un'edizione effettivamente diversa. Un'edizione davvero da dire wow, ho la mia edizione di Berserk, magari più grande, con la carta patinata, no, non lo so. Una cosa completamente diversa da quella standard. Lì 150 euro avrebbero avuto senso, 200 euro, continuo a dire 150 che è la differenza. 200 euro avrebbero avuto veramente senso, perché ti compravi una cosa speciale. Così ti compri semplicemente una roba che la casa editrice ti dice: ehi, dammi 150 euro in più che io ti do questa bella copertina rossa. È rara però. Cioè il discorso la potrai rivendere a tanto. Ma se tu non sei uno che rivende? Cioè se tu la compri effettivamente perché la vuoi avere in casa, non ti senti un po' deficiente di aver regalato 150 euro a una casa editrice? Non lo so, io vi lascio riflettere su questa cosa perché secondo me sono cose su cui bisognerebbe un minimo porre l'attenzione. È il solito discorso, aftermarket è una cosa, casa editrice è un'altra. Tra l'altro, se passa questa idea, immaginate quante ne potremmo avere ancora. Cioè, se Panini e se ne renderà conto e oggettivamente avrà ragione, che può tranquillamente prendere un fumetto qualsiasi, cartonato normale, fa una variant in 100 copie, la fa pagare il doppio e la gente se la compra. Perché? Perché è rara. Certo, magari non con Ghost Rider. Usiamolo. Però vabbè, sappiamo già come finirà e quindi io non sto nemmeno a fasciarmici la testa, perché tanto va così. È così. Va accettato. E niente, io direi che grosso modo vi ho letto tutto quello che penso di questa simpatica idea. Fatevi i vostri conti. Io di mio avevo una mezza intenzione di provare a prenderla per provare a rivenderla solo per quello. Non ci penso che non ci proverò nemmeno, non mi ricorderò nemmeno e farò a meno. E già mi aspetto di avere i miei simpatici amichetti colleghi che mi diranno: l'abbiamo presa, ne abbiamo prese 12, ho fatto 8 account con 6 computer diversi. Sicuramente qualcuno ce la farà. Comunque, vabbè. Vediamo, seguiamo con ansia le evoluzioni del mercato. Voglio vedere dopo 2 giorni eBay
piena di Berserk Eclipse a prezzi ridicoli, tipo, non lo so, 4.000 euro. Io me l'immagino anche qualcuno che cercherà di venderla, non lo so, 2, 3, 4.000 euro, secondo me, ci proveranno. Poi vabbè, non le vendono, spero vivamente. Però devi solo trovare un centinaio di folli, credo. Esisteranno nel paese? Può essere. Comunque, dai, con questo direi che vi ho detto praticamente tutto. Per me va bene così. Io vi ringrazio per aver seguito il video. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. E vi ricordo rapidamente i miei social. Mi trovate tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18 su Twitch. La domenica, sempre su Twitch alle 21, e parliamo delle letture che ho fatto nella settimana. Poi c'è il secondo canale YouTube, Cantina Pelata, dove ricarico le live. Instagram, Telegram con il gruppo in cui parliamo di fumetti. Canale per le notifiche, canale per le offerte, tutti i link in descrizione. E noi, in ogni caso, ci vediamo al prossimo video.